Ufficialmente il via alla Fortezza d'Abbasso di Firenze, l'82esima mostra internazionale dell'artigianato che fino al 1° maggio ospiterà 800 espositori provenienti dall'Italia e da una cinquantina di paesi esteri. E proprio alla Fortezza d'Abbasso è stato illustrato anche il progetto di Unicop Firenze Arcipelago Pulito. Erano presenti i pescatori e tutti i soggetti che con il loro impegno e la loro determinazione stanno facendo nascere la filiera della Toscana per un mare senza rifiuti. Nella sala delle colonne della Fortezza d'Abbasso, dove saranno trasmesse anche le puntate speciali di Tadà durante la mostra dell'artigianato martedì 24, giovedì 26 e venerdì 27 aprile, è stato raccontato cosa accade nel cuore dell'arcipelago toscano e del santuario dei cetacei. Adesso infatti le plastiche raccolte nelle quotidiane attività di pesca non vengono più rigettate in mare, ma finalmente hanno una destinazione certa fino all'eventuale recupero grazie alle operazioni previste dal progetto sperimentale Arcipelago Pulito. Noi abbiamo fatto un progetto sperimentale di 6 mesi insieme al Ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana, la Revet e Legambiente, dove consentiamo a questi pescatori di stoccare a bordo la plastica, poi arrivano in banchina, arrivano in porto, ci sono i raccoglitori dove depositarla e poi la Revet la porta a recinto. Quindi sistemiamo, diciamo, un progetto in tutti i suoi aspetti, cercando di, dopo la sperimentazione, di favorire una legge che il Ministero dell'Ambiente può fare, che obblighi tutti i pescatori italiani a fare questa attività qui. E pensate un po' quanti pescherici esce in Italia, è una penisola, la pesca è una parte importante. Se tutti i pescatori, la plastica che tirano su o i rifiuti che tirano su, li potessero portare in porto e portarli al riciclo, non Dio si pulisce in mare, ma si dà un bel contributo. A proposito di...